Proprio di buttare sei stampe mm. perché il giorno prima del primo di maggio venne a, trovarmi, venne a trovare a Sosoro la, la, la sorella della moglie di mio cugino Alfio. Mi spieghi a, meglio. Allora, allora io spieghi. ho un cugino che si chiama Alfa. E questo lo sappiamo. Oh, Alfio Scalisi eh. e io l'Iterio Scalisi. Quindi siete cugini? di primo grado, figli di Frate e Frate. Assolutamente. Oh, Alfio, un bel giorno, mm. anzi, un brutto giorno, perché e si è maratò. E beh, perché, poverino, si è sposato? E perché si è maratò con sua mogliere. E eh certo. <ride> che prima di essere sua moglie. sì a Eh, beh, certo, lei non la conosceva, certo. E appena si è un mio cugino. Mm. Ma vivi cosa da matematica, eh. appena si è maratata, mio cugino ti ha un'automobile cucina. E eh certo, automaticamente. Che si chiama cugina acquistata. No, acquistata. acquistata. Non, è. No, non, è, non è che si compra. Sì, oh, sì, sì, sì. sì, sì, sì. acquistata. Acquistita Astita. Eh, Acqu eh, perché prima di maratare sapeva sì. cucina. Comincia a conoscere. Certo, non la conosceva lei, eh però non, non è che è il mio cugino. Certo. Non è, diretta, non è diretta, è indiretta. E infatti si dice acqu Ac acquistita. acquisita. Questo mi fa confondere anche a me. Fa questa Graziella, sì, sì, sì. Che, che poi ha detto tra di noi, noi, che è un poco butta Ma non eh. lo deve dire, no, anche Rosa, se è vero. Lei non lo deve dire. No, la Rosa, è vero, a mia marrizzano Nicanne no, no, non, non ne parliamo. Non ne parliamo. Intendiamo un pelo veloce su questa cosa. Stenda quello che vuole, se un pelo veloce, sì, un signor. velo pietoso, quello che le pare. sì. Questa Graziella sì. ha una sorella che si chiama Teresa. Teresa, vabbè. Questa Teresa, eh. è parente mia ma perché è la sorella di quella acquistita, sono in realtà qualcuno che si chiama Tonino e vivono a Torino. Oh, quindi, che, sono, i, sono, che io non... trovo a Giafiette. Non sono residenti in Sicilia. No, 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 no a, Torino. A, a Torino, io trovo a Giafiette. Sì. Eh, il giorno prima del primo di maggio... Sì. Eh, il 30 di aprile, chi si scendeva e scendeva con treno, marito, eh, Tonino, Teresa e due figli. Sì. Oh. Ma, ma lo sanno, eh beh, eh. questo tonino. Non dal... saranno simpatici. No, no, dal primo, iddu, no, iddu è simpatica. Sì. Poi sai io lo bello beh, fermo, cioè... allora per questo le piace. Sì. A lei, la signora, le piace sì. perché... Eh, sì, beh. non mi vergogno eh, di È ben messa la signora, sì. Idu invece eh. andava eh. con la puzza sotto eh. il naso, eh, come usciva a un treno, dalla eh. stazione di da Catania, a tagliare come se c'era una baracca, mm. come si era abituato ad altre eh, cose. Eh, sono... Abituate a stare al nord, cose più grosse, i valigi, io scenuto a Pigli, io ho scenuto a pigliare con il mio cugino, sì. ah, che sono scenni i Valigi. Io, io con la so dai con somogè. E che siamo i facchini no, io. Questo, questo non è giusto, questo non è. Per non questo è bello. mi fa impetto. Non è bello questo ha ragione. E' la valigia l'abbiamo raggiunto. Se guarda, ti facciamo strada per uscire dalla stazione, Ci andare andato tondare a fare di valigia. E questo, man mano che camarava, passavano a bar della stazione, Ecco, lo sapevo. Eh? Ecco, lo sapevo. I bar sempre pieni qui al sud, mm. sono le 11 del mattino dovrebbero essere tutti a lavorare Vabbè. e invece si mangiano la granita con la brioche, ne. Ne. ma che cosa fate qui? Non lavorate mai? Ne. Ne. A mio sangue già ma comincia a vuoi? Devo dire che ha ragione, ma io ho parcheggio un non avevo la seta sì, sì, macchina, le valigie, chiedo come a Roa dice, ma questo è il tuo mezzo? Mm. Ci cioè, siamo quale mezzo? non è vero che è sano. Eh certo, una macchina bella. Scherziamo, scherziamo. Ma eh certo. Poi lei ci tiene a quella macchina in maniera straordinaria. Mi tocca la famiglia che ha insotto la mia moglie, mi fa no. piacere. No! Ma non mi toccare la macchina che diventa un selvaggio. No, neanche un quello. selvaggio. Vabbè, vabbè, Poi ci abbiamo due valigie, mi sono solo la porta bagaglia, siamo a mettere la porta bagaglia che apprezzavo l'estetichezza della macchina. La porta bagaglia non è bella. No, io ci ho fatto tutte tucce aprile aprile, s'ammucciavo completamente. <ride> cioè, aprile, no, aprile. Basta, vabbè. abbiamo i valigie da sopra sì. e a io e Alfio, io sono ieri, i due picciriti che sì. si sono sì. da re Ma a Chiara, guarda... Le strade sono tutte piene. Ma si ne. lamentava! si Se lamentava Sei lamentato! Antipatico! Uh. Io posso capire i ragazzi che sono in giro, ma qui vedo gente di mezza età. Al sud non lavora nessuno, né? Ne. Eh, ne. ne. lo saprei io cosa fare, né? Questo sud che si mangia i soldi che noi del nord produciamo, nè? Eh. Nè, la rosa, se mi appoggiavo un busucca, sentivo sì. il eh. sangue che ribolliva. Noi a Torino pensiamo solo al lavoro, lavoro, a lavorare, nè? Tu a Torino ci dai un pezzo di ferro, un pezzo di gomma e in 4, 4 ne ti facciamo un'automobile. Eh, questo è vero. Ne. Che andai una frana. Bravo. se vedo, guarda che a noi qui a Catania ci dai tua sorella mm. e in 4, 4 e ti facciamo i passeggeri. Ma no! Automobile. Ma no! Ho dovuto raccontare in questa automobile tu. <ride> Guardi. Non è una cosa bella quella che lei ha detto, però ci sta, eh, nel senso, era troppo antipatico, troppo, troppo ecco antipatico. Mira, Fermati che c'è il giallo, perché tu del meridione col giallo passi né. Dai, vai né che minchia è sto leggendo no, la roba? No, nè, un intercalare che utilizzano soprattutto in Piemonte, al nord, ma molto... Intercalare? Sì, un intercalare, cioè, è come se fosse una punteggiatura, loro mettono la virgola il punto, né, né. tra una parola e l'altra. Allora ci Sì, è un'altra cosa. E qual è? Eh, quella non si può dire. Ah, ah, sì. Che le dico io sì. intanto? E lei vuole mettere un colpo di incune. Beh, esatto, non lo dica. Non c'è paragone. Ognuno dice quello che, che vuole dire. Il nostro, il nostro è più colorito, no? Eh. La tragedia quando nasce, signor Rosa. Sì. La tragedia nasce quando questo, siccome la casa di Alfio è più piccola, sì. gli sto la l'ha ospitare io, che hai a casa rannico. Certo, lei alla casa grande del paese, che hai usato, hai un supre, sì, sì. perciò l'abbiamo dovuto ospitare. Quindi non me. solo l'ha dovuto sopportare, ma se l'ha dovuto portare dentro casa. Si sentiva tutto raffinato, eh sì. si sentiva tutto delicato. Sì. Si sentiva Dico tutto che pareva, pareva da corte di Luigi XIV, eh. diciamo, ma quando mangiava mangiava come un porto. Ah ecco, mangiavo. quindi diciamo che si dimenticava tutto. tutto Poi, mangiava l'acqua a troganasce, sì. la basta, lasciamo perdere. Con i avicchi o sale a Gonzaga, assolutamente. Più mezzanotte, non, non può, può fare. Quando va a guardare all'acqua fino a quando si si rompe. Si. E Dobbiamo dire tutti: no, no, no. Dico, no. no ma uno che ci sta, però. Sì, sì sarà. va bene, sicuramente. Basta l'indomani, primo di maggio, piglia, partiamo eh. per andare alla solita scampagnata eh. che noi ci facciamo nella zona di Sferro, dai, Canada, Catania. Esatto, chi è catanese sa che è proprio. La piana di Catania Beh, ha una zona che si chiama Sferra. Di, di campagna, esatto. bello, esatto. aria pulita. Sì, sì. E partiamo, io casa, 600 e Alfio se portavo a Mac, a l'apa, sì. perché stavolta c'era Alfio con il sì. poi c'era Cirino, il figlio di Alfio e Filadelfo che è un figlio di Cirino nipote di Alfio ho capito yeah, quando siamo tutti riuniti vengono magari i devoti che Cirino Alfio, Cirino e Filadelfo e che sono che i alucio. tre <girà> santi Marti. se spaggiavo <girà> che c'è Cirino <girà> <girà> e Filadelfo ma dico però ora io vorrei entrare nella è mentalità di questa famiglia no? ho capito la devozione, devozione per non. carità devozione. però se uno si chiama Alfio il figlio Filadelfo il figlio Cirino, Cirino. E Cirino io e doverà, eh, lasciamo quindi erano Alfio sua moglie un figlio di Alfio Cirino e Filadelfo Adelfo. e, e, e è Graziella che è e i erano erano sì. Quindi Alfio, no, su già un due Alfio, 4. quattro io ero con mia moglie, sì. Fiammetta non c'è perché lei lo sa che lavora in Olanda sì. quindi c'era io e mia mogliere e diventavamo sei e poi c'era un torinese con sua moglie, e noto, due figli e sono dieci 10 cristiani sì. noi sono cinque da macchina e cinque da lapo da lapo se ne sono due in da cabine i piccolini mi sono dietro, in due cassone, cioè, che i seggi attaccati, eh. sì, lo sapevo come arrivare, eh, come arrivare alla chiana usulazza, eh, certo. perché a ballare avevano le ogni curva che prendeva, chi di cabana passava a cabana, chi di cabana ma passava perché le seggi era, erano attaccate, sì. ma io no, ho capito, i bambini erano liberi, scopolavano e quando c'era bocca, quando si incontravano a metà strada andavano uniti, E eh, certo, poveri bambini, può eh. immaginare, Comunque, arriviamo al, a Sferra, a Chiana De Catani, sì? al solito posto. A troviamo il massaggio a livello di una proprietà. Ma che massaggio, massaggio, massaggio a livello? Il passaggio a livello? Che è massaggio, una cosa fisica. Massaggio a livello? Si laureato, si è mettere un po' Ma non è che sono laureato, lei. io cerco di essere preciso. Ma chi lei è che mi vuole umiliare. A me. Ma che è umiliare? Lei come me non si deve vantare. Ma non mi vanto. Lei atti di vandalismo con me non si deve Ma non, non ne, ne faccio atti di vandalismo, atto. sono atti di affetto. Comunque, c'era il passaggio a livello ma no, se il livello ho calato, questa sbarra è calata con la e catanazzo, no, noi già lo sapevamo sì. perché ogni anno poi ci avevamo portato a tronchissima ah, ma no, è proprietà privata non... è che, là, beh, io prima, io no? che va bene, il primo di provata. maggio non è che il primo di maggio è tutto lecito io anche la... quello che non si deve fare se adesso un goppo di tacca! Ah, no. Non ti attacchiamo la catena, che sa, ma sbarra ci abbiamo ma la pietra eh, quando io non se ne calavo più. Eh, siamo entrate, signor La Rosa, e ci abbiamo oh, questo è bello! Abbiamo è percorso tutto, tutto sto vialone sì. dove c'erano tutti i giardini, le, a, arance, limone, c'erano tutti gli alberi, a poi a Roma un, una distesa, dove sì. c'erano tutti i petri d'alivo, eh, mi sono eh, dati in eh, mezzo agli alberi Vicino c'era tutto un campo di orto, sì. c'erano roccolo, bastardo, eh, cose. Eh, eh, melanzane eh, eh, peperoni però, e tutto cose ma no ma, ma, la rosa mi hanno buttato un pallone Lì. di cuoio ma avete strappato tutto tutto cose spianiamo tutto ne facciamo una partita all'ultimo santo. cioè avete tolto tutta no, la piantaggiana tutto l'orto per giocare a pallone oh. ah, poi c'è un momento con il pallone si è perso. e eh. come io cammo eh. chiedo un figlio di altri usa mazza e crocifissa ma... volevo giocare con crocifissa e pallone eh. se sì, la pita parla una batta una palla ma, che, cosa, ma non cosa. è che si può giocare a pallone no, con una ecce, persona? è simpaticissimo, no? no. Eh, è che fai? Che Beh, sta scherzando. Eh. Eh, scusa, io cucina. Ma stiamo cucinando no. a un momento io. Va bene, va bene. Basta, poi un po'. lui lo divertiamo. Poi non ci avevamo no, scordato la Carbonella. Ah, ma come? Te ne vai in campagna a fare arrosta e mangi a ti scordo la carbonella La Carbonella è fondamentale. Ci mangiamo 4-5 alberi d'olivi no. ci scappamo il rame, no, se c'è la rosa. No. Chi papmi li pigliamo a fuoco subito subito, subito poi ci messiamo in linea. Insomma, abbiamo passato una bella giornata. Ma certo, avete fatto atti di vandalismo veramente, ma avete distrutto co, tutto. Cioè, eh. date di giornate cadorici. Ecco, ora potessi, ma caro amore, eh. ho passato una bella Beh, giornata. Sono contento per Poi questo. Quando mi chiedevo, ho portato un po' di cose. Io fa un pasticcio bellissimo. Beh, ah, bravo, eh. buono. Andava a tanta mm. così, che dà d'alluminio. Sì. Ci mette uno strato di grasso eh. da sotto, di sotto di lardo sì. di 3 cm. Eh. Cent... Poi ci mette uno strato di maccaroni eh. in bianco. Buono. E essere leggeri. Sì. Sì. Poi c'è via. Certo, i maccheroni sono eh. leggeri. E quello che c'è sotto che è un pochettino più pesante. Poi c'è via strato di moningane fritti, avete capito? E di sopra uno strato di muttatella. Siccome la Muttatella è salata, sì. da, per equilibrare c'è via strato di tanto di ricotta Anche è leggerissimo Poi c'è via un ragù, eh? poi rompe 10 uova eh. e c'è da sopra. 10 uova con la rosa, e hanno vicca e a mangi? E che cosa mangi? Intanto ti arricchisci a mangiare, sì. poi il 92, finisci finisci Certo, è chiaro. Però ti arricchisci a mangiare, poi buttamo la canna, rustiamo, vediamo Salamarica, sì. mie cose. Basta, alla fine di questo pranzo sì. meraviglioso sì. che mi amavano Cascarimai, mi viene in eh? Che cosa? Io, questa fantasia. Che cosa le faccio? scherzo al Scomo, Alfio, ci piace un grappino, non eh. so se è anche buono, a lei si sì. piace un grappino. Eh, io preferisco, preferisco l'amaro, però, però la, il grappino ci sta per ai digerire, ai per bruciare. Però a me piace il grappino sì. bianco. Bianco. No, chi do, eh, do giallo? Mi mm. piace che do bianco. Bello bianco. Se sì. cioè, io io pigliai a bottiglia da grappa. <ride> io faccio scherzi. E eh, però, devo dire che non so che scherzo le ha fatto adesso. Cerco io di immaginare, però ci può stare, no? Primo maggio, eh. allegria. Questa eh. è la bottiglia eh. della grappa, quella piccolina, eh. la grappa che d'abbono. Mm. E ci mise l'acqua, sai in Quando veniamo di mangiare, si Alfio, guarda eh. che portai, eh. la grappa che ti piace a te. Eh. Io, eh. io contento, ah, oh, magnifico. Oh. Perché Vediamo un bicchiere, gli assorbì una grappa, a distribuire mi carallavo, gli eh. dico, sì. saluto, saluti! gli un bicchiere di grappa. Come si più da grappa? Sì, sì. kairaku eh? Che ci aveva pensato Eh, Che cosa? Abbattiavo tutto Con l'acqua? E diventavo violaceo. Che bolleca prima fa romacchie poi ci unghia... ghiaccio. con gli occhi neri neri neri... poi diventavo rosso rosso rosso... con gli occhi bianchi 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 bianchi. Affio è fortissimo. non ci aveva pensato! Che cosa? Affio è fortissimamente allergico all'acqua! Cioè, Affio è allergico all'unica cosa che non fa male in nessun modo. Cioè, Alfio, vuoi ammazzare tu? Dacci un bicchiere di acqua! Cioè, birra sì, grappa sì, sì vino no. sì, acqua no! Acqua niente! Ma di solito? sono? La puoi solo toccare, non la puoi giro. Non la puoi ingerire! Io se non va a mare, se va a se se fino a fiammata ca a casa non i piacciono morti! Sì. Do feto, noi sì, li raccogliamo! No. Perché questo è nostro, andiamo a pescare con Alfi. Cioè, scusa! No, oh, quale bebo, quale canna, quale ah, cosa! non ve ne portate canna? No, niente. ne portiamo a eh, Fido, se siete andati a bordo, cale i piedi, metti a mollo. Mm. A questione di una parata di minuti, un pum, pum pum, gli accchiano i pupi, gli tutti i tipi di pisci, cocopi, cioè, morti, morti i pedi pe di affio sono un'arma chimica, sì, fanno, cioè, una fanno schifo, eh. fanno schifo, una volta aveva cosette scegliate, aveva cosette neuree eh. e l'aveva aveva do carcagno, sì. e che si capiva? No. Perché la carne era lo stesso colore delle cosette, <ride> è oh, il Ho capito. Quindi questa è buona, però, cioè, portatevi Alfio a pesca, gli fate mettere le, pedalo, le gambe galugna, in mano. dai la i biciri di mano, va a casa. Sì, perché? Perché partono scheggi, <ride> ho cosa è pericolosa. Che ha voglia così si fa chi deve portare l'aglio. Che schifo. Come se viveva d'acqua eh. per picchiare, casca in terra. E certo. comincia a, cominci a sbattoleare tutto. Sì. Ce ne esce a schio, ma poi. Certo. Ma ammazzastro! Ma ammazzastro! Sì ma ammazza, eh. perciò subito ce lo ama cammisa, sì. a camisa, perciò caro, tutto bello, sopillo, un doppio, tonda da panza, un pillo di scena, madonna che fa fare, presto facciamo qualche cosa, e meno male, santo telefonino, Il eh, sì. telefonino te ci aiuta, eh. eh, se usato modo, bene non è sapendo importante. che cosa fare eh, sì. signor Rosa, perché scusate. insomma, ezza urdo, ma è ha sempre cugino. mio cugino. Eh, eh, certo, lei il sangue, parla, eh, chiara, sangue parla, che ha sangue parla. Mi chiamo il eh, 118, sì. ma rispondevo, chi ci sei presto, di corsa, curriti, sei macchiata da Catania, che si macchiata da Catania, unni. Eh, C'è sferro, dice sì, ma sferro è enorme, ci sferro come lei sopra, supera, poi piglia, trova ma se già a livello sollevato, cacati da rutta in terra, segue il viale. Basta, effettivamente devo dire, che manco passaro tre ore e mezza a <ride> <ride> Ma prima che, prima che arrivavano, noi ci abbiamo messi a parlare, eh certo. fare? lo frattempo dai telefonata, insomma, pessimo di vista Adalfio, eh. come dietro un cespuglio abbiato un cioè, L'avete lasciato lì? Che abbiamo stava... lasciato lì. Quando finì stava di telefonare, sì. stanno venendo, mi hanno detto che sì, stanno arrivando. Sì, Presto, sì. buttiamoci un po' di acqua, non no, c'è acqua, eh pasta. Certo. No, lo ammazza, facevamo già eh. respirazione. E ci avviciniamo, sì. era chi fummi. Ma certo, l'avete abbandonato a terra lì i fumicoli c'è un chianata da un eh, gordo sì. a chiana c'è sul formicolo ma, so. ma lo so 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 ma lo alla terra. Ammazzavano so formicole. Eh. Eh. lo ammanati ma gli so ma lo so Sul su corpo la... di Alfio! I pugna. ma come so ma formicole ne ma ma ah, scusi, ma che, che non ci sono? Chi intro ci tutto pieno. Andava faccia non si I formicoli sono stavano un purtano e 97 kg si vedeva che a caparava legge legge i formicoli sono stavano un purtano. Ora io capisco meno che male. le formiche sono laboriose, le formiche sono anche resistenti, ma portarsi un uomo che sì. pesa così tanto la formica si porta a tutto cose. Vabbè, allora, meno male che ad un momento mi viene una pensata che io mi faccio paura. Esatto, perché lei sì, sì, mi viene di dire una cosa perché è importante, perché lei sembra, sembra una persona inutile, sembra un cretino sì. sembra una persona che non riesce ad agire, grazie per belle parole no io le dico cose vere che sento, però in fondo, sembro un cretino però in, fondo, però in fondo lo so. ecco perfetto perciò cioè in lo quel lo momento sì. mi viene a pensare sì, 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 sì. l'applauso che parte il pubblico conferma grazie Vabbè. Che pensata le è venuta Perché hai un foglio di giornale, un mughiale lungo, 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 un giumai di un lato, con l'accendino, che ha come un giumai. Io allora se ci passai d'incontro e di fumicoli, come muorevano e come scappavano. Ah, ora sì capiniti. venite! Certo, bruciai tutti i pila. Ma certo! Si ricordi sempre che le formiche non erano per terra, erano sul corpo di Ma, bruciai tutti i pila erano in degli organi genitori. Anche! I kid non ci pigliavano a fuoco. Niente! <ride> Poi, resisteva ricchi, eh. vicino ai capiti, sì, sì. certo Tutto ustionato. Eh, che sì, ma sì. una formicola non ce l'aveva più. Il povero Alfio eh. non l'aveva più. più. Manco, finisco da bruciarlo tutto che è formicola, e che di sema serena. Eh. Ah, 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 ah. Finalmente, Finalmente, dopo tre ore e mezza, ma giustamente tutto. eravate in piena campagna a sferro in un posto non ci dimenticato dal Signore. quindi vabbè, Alla fine abbiamo trovato. arriva questa sì. ambulanza, sì. si girava mm. ah, mm. ah, e avvicinava a marcia indietro. C'era uno, uno, un sportello e scendeva. Un'ambulanza con l'autista, uno solo come era prima maggio? Forse avevano troppe chiamate. <ride> non c'avevano un medico, ma andava a sì. chiesto. era tanto. Tutto. Tanto, piccolino. Per scendere dall'ambulanza a paghettare un auto da così. E <ride> certo, piccoletto così. Metà gli per dire, ci pare che mi scando. Oh, boom! <ride> ah, certo, perché era altissimo per lui. Aveva certo. una testa eh. che era tanta, sì, sì, sì. tanto. Il corpo gracile, la testa, tanta. Se non stava a piombo preciso, sì, sì, sì. come la testa ci pendeva dall'altro cascavanderlo. Ho capito. capito. Pareva Ercolino sempre in piedi. È un troppo. po' strano eh, fisicamente. Mi sì. sì. ha chiesto sì. come scendio, sì. la prima cosa che ne disse, oh, vi avverto subito eh? Eh? dici tamillo parrate di chiaro se sì. c'è sangue non mi posso avvicinare che mi impressione. ma come ma come? <ride> ma come un soccorritore un soccorritore che ha paura del sangue che ha paura del sangue uno è... solo uno solo sparte che ripete le cose che dico io di finalmente sto dicendo una cosa ma meno male voi. grazie meno male grazie non è possibile ma, ma sto dicendo signor Litterio quello che avrebbero detto tutti cioè tu mandi un soccorritore per prestare soccorso ad una persona e si spaventa del sangue e si scanda dal sangue ma comunque cioè, se guardi sangue non ce n'è se vuole può avvicinare sicuro perché mm. sono impressionabile, non ce n'è non ce n'è sangue amico oh. mio non ce n'è questo si avvicina sì. appena si avvicinava e sì. vista gli affi eh. tutto bruciato E eh certo che i pila tutto bruciato eh certo. è certo i pila da acide che ancora ci fumavano <ride> Ma che... perché tanto sì, era l'incendio che, che Ido si aveva pigliato sì. Sì. di formicolo che erano tutto attorno tutti morti mm. in di carne bruciata E' chiaro che lei è pila bruciata eh. che lei non se la può immaginare, eh. chi sta appena visto e disse che cos'è questo mostro? Mm. Che cos'è? Mi stai sentendo male? Eh, certo. Mi stai sentendo male. Che cos'è, la mummia? che cos'è che cos'è che non è svenuto il soccorritore venivo. che doveva prestare soccorso e è svenuto l'abbiamo dovuto appoggiare per terra ci se presto pigliate un bicchiere di acqua qualche cosa io dico no è acqua ormai siamo impressionati niente sì. acqua e allora io saccio che l'hai visto in dei film che per farli rivenire sì. quando uno sviene mm -hmm. per farlo rivenire c'è l'aceto l'aceto aceto, si sì, l'aceto serve è vero sì. e cioè, è rianima c'è se croci presto che vada croci sì, no, o fissa, non mi ruoto no, sì, sì. come si chiama il ci so, sì, Se croce presto. Porta di cosa un poco di aceto. E eh. poi ti ho creatura di cosa, con gli ammetti nei genitori. E eh va bene. Corre, chi corre così è peggio che camminare. Ma non si dicono I, queste i, cose. Io eh. mancavo due minuti e tornavo, eh. eh. con la pantacciato, avevo fatto 8 metri. E eh, si è stancata. <legh> mi disse, amore, non mi chiamare amore. Amare, amore. amore. Eh. Lo so, ormai Quando vuoi te lo dammi chiamare amore. Ho, ho imparato anche io. Oh. <sh Nothing> No, eh, eh, <ride> mi, mi fa letterario che non c'è E eh. eh, come non c'è né? E ci arrastavo un poco di salamariglio perché lo spaldavamo tutto <ride> sì, sì. per fare un salamariglio Il sì. il salmo il raggio. No, che il salmo In italiano, come si dice? salmoriglio Ah, no, il non si chiama eh. Basta. il Si, può il salmorillo. Portavo il salamariglio eh. io ero un eh. con una nicchia avevo un ramoscello di origano. Si, sì, giusto. O, o, o passai. acito c'era, era, sì. no? sì. era mescato con l'olio, no? Era mescato con e ci ho passato sotto il naso, qua. E cominciò a passare qua, io senza aprire gli occhi, non la lingua. Eh. Non ci posso credere. le E a forza di rire, è un po' più liscio. Perciò ci si... un po' di sale. Ma come? Ma allora, no, Cioè, partito. questo signore, io voglio fare una piccola partito. riflessione: questo signore che era venuto per prestare soccorso, partito. ha detto se c'è sangue, sì. non me lo fate Ma vedere. perché l'impressione. Vede. È svenuto e, e, e poi giù ha detto: manca il non sale. Ma io, chiedo, ci mi se ne un po' di sale. Se torniamo a passare, io ne Non è buono. Eh, meno male. Non bacio a fiducia che canna ha ora Anche. C'è se croce devi che ce un po' sopra la righe. Eh, eh. Aspetta, capiglia, capiglia, sì. Ami, ah, sono eh. doppiata, aspetta, spezzettiamo eh. perché in quelle condizioni, come c'è, tu non hai fiducia di canna n'ha bisogna assisterlo. Ecco, eh. l'abbiamo spettato di un giro, non Non Ci posso credere. Quindi l'abbiamo appena tipo un bassaretter. Sì, no, se ci abbiamo, vedo mastecave, saga sì. là. Mastecave, saga là. Eh. Mastecave, niente, non si mangiamo mezzo chili di quindi veramente veramente Incredibile, incredibile questa cosa veramente, sempre anni. con gli occhi chiusi sì. Perché capiva un che disse: Ce l'ho visto il perro Coca che mi piace molto. Sì, e è venuto Vai. a farsi la scampagnata. Eh, eh. La ne mi E glieli abbiamo dato. Se mangiavi i perro come se mangiava il perro era più coloco. Oh. Dice: Non mi fogliate vedere qui. Non me lo fate, mettetelo nell'ambulanza che lo porto subito in ospedale. Io salgo, andate a cabina e vi aspetto là. Appena siete pronti, mi facete segnale che ho sì, liete sì. nel vetro sì. e io vi porto. Sì. Perché se ne io. A cane con ginocchio, un do scalone, da troppo piccolo, non tanto. ci arrivava. Eh, a canevava eh, con ginocchio, eh. si teneva un dono sì. sedile, poi ci mise l'altro ginocchio, sì. poi lo si girava si achanavo, eh. e si chiamava e si chiudeva lo sportello. Sì. Noi altri abbiamo aperto la porta di dietro dell'ambulanza, sì. signora Rosa. Sì. Mi ha messo come se sto rivivendo eh, certo. cosa. la cosa. una cosa veramente incredibile. Giustamente eh. quello là sì. è mio cugino. Sì, certo scalise scalise mi che tocca che... a me di da salire dall'ambulanza per accompagnarlo per, primo, per deve, primo deve essere vicino bravo deve stare vicino al congiunto, al congiunto. Io A congiunto e eh. accanare sua moglie sì, giustamente eh, dice ma io sono la moglie, la moglie io sono cioè, la metà la, la compagna la, la, la compagna metà, metà. a mia, certo. mi tocca giusto io giusto giusto anche la moglie io due. che avevo accanato prima sì. pensai ma mia moglie, io la posso lasciare qua mm. la lascio accanare io la lascio da giungla non è che eh. la lascio giungla lei se la deve portare però stava per... male certo e che so moglie? perciò ci buttai un frischio ci si croce e cane. Io con muggieri, e Io, come mogliere, e la mogliere di e sono già tre. tre. Sì. Giustamente, per corso di, di, di ospitalità, il eh. Torinese, sì. ne, ne, ne. certo. Tutto che pare che si sdegnava quando mangiava era zaurdune Saurdone, sì, sì. lo potevamo lasciare a Chiana, non è giusto. E chiamavamo a caso Torinese? Giustamente, 4. Torinese dice, io, ho la mia famiglia, certo. certo, certo. a lasso qua, e chiamavamo, sono mogliere di Ciridi. ridi, a un punto, sì. arrestavo figlio di Aston. Certo. Dice, ma io io posso stare, no? no ma ci mancherebbe La rosa, a Chiarau, magari un Turino e Filadelfo accaniamo tutti signor La Rosa ieri eravamo stretti eh certo che, ma sono nicchi ma, ma non è che l'ambulanza è fatta per portare nove persone l'ambulanza porta il malato e un medico da un fare una scambagnata da fare un Vado viaggio ma con l'ambulanza st'ambulanza fatele più comode va bene basta chiamiamo. Sì. signor La Rosa non è che potevamo respirare come volevamo sì. meno male che la cosa abbia io. ci salmio al mio tre tiratevi tutto il ciato e ritiratevi tutti i panzi eh. Tutti, Allusis, tutti allusimono, Allus. Allus, tutti andano a vuoto, ci sono uno, due, tre, sul cato con la panza, eh. Mi chiudi il sportello e oh. bah, sotto vuoto, Perfetto! Bravi. Potevo muori usare mm. da Germania. Perfetto. Arruava un dati. Magnifico. E con le cose sotto vuoto. Magnifico. Eciò mi girai verso chi sì. do vitro e ci avevo a fare segnale, non ci arrivava, sì. E ci faceva così, chi metà lei faceva così. No. <ride> e io mi muovevo un in inebbe. Poi mi sterai tutto, ci arrivai, ten ten ten, ci trovai, mette le auto, perché ci se potevamo andare. Era il segnale. E ah, Non il primo chilometro tutto fuori strada. Perché la strada era dissestata. La strada era dissestata, certo. Dopo che fece un chilometro, un chilometro e mezzo. Che? che è successo? Andata... Dopo un e non avevamo scordato Alfio, il malato. Beh. Ma non è possibile, perciò siete saliti tutti sull'ambulanza e avete lasciato cimpazzia. Aspetta, aspetta. 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 dupliai che che aspetta, che aspettare, a Quello voleva andare in ospedale Aspetta! finalmente frenavo, che c'è? Ne scordiamo un morto. <ride> perciò chi è andata a frenare, ma tutta mia, ma capo, non Guido sconfiggio Torniamo indietro. Rum, chiamano, rum, e torniamo indietro un picchino la Allora, eh, signor Litterio, prima di chiudere col momento serio di teatro, mi è venuta in mente ancora una volta quella richiesta che è arrivata qualche tempo fa di un nostro telespettatore che voleva rivivere i suoi esami. esami. Eh, lei ha fatto gli esami di scuola per entrare come custode al cimitero, quindi andiamo subito al momento dell'interrogazione. Io quando ho fatto eh? questa scuola serale, sì? c'era anche mio cugino Alfio. Anche Alfio? Ma io non all'esame, lo hanno ammesso. Addirittura, quindi lei è stato ammesso e eh, suo cugino il, no? Il no, il no, no, io venendo Una volta uso un compagno di banco, sai sì. dice Alfio. Sì. Io ho pensato che forse quest'anno a giugno mi un gommone. Eh. E lui disse, eh, Perché ho can cancellato? Ma che c'entra Non è un gommone? Il, in, 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 una in, barca in, in, potevano ammettere. Gli gli, non a non ammettere. A mia, invece. invece lei è arrivato all'esame. Però non è andata benissimo, nel senso che c'è stato qualche problema. Ecco, ce lo racconti così sottofinale eh, praticamente mm. quando si fanno questi esami da scuola media sì. a me non mi serviva per trasolo il cimitero. Sì. Eh, non no, come cliente ho capito eh? l'ho detto come custode lo so l'avevo già capito praticamente c'è il membro interno sì. e il membro esterno così è a scuola sì. Ca, ca secondo me un membro interno sa passamento. Ah, lei dice <ride> sì, sì va bene non lo so comunque il membro interno è quello il professore della, della scuola l'altro è il quando io ero primo di tutti sì. ero il primo di tutti non mi hai visto professore sì. Diceva, vabbè, aspettiamo, aspettiamo. Mm. Dopo un po' sì. alle otto e mezza suonava la Campana, perché si rapiva a Porto? Beh, allora era più a Porto, io mi affacciavo e testa, io professore, il membro interno. Sì. Mentre guardavo sì. la mia dice, ecco, 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 come per dire, venga a cacca ora, ti tabbessamo. Esatto, minaccioso. Minaccioso, minaccioso, tu, minaccioso, tu devi essere dalla mia parte, Beh, perché... Il cioè, membro Interno. Quello interno. Quello interno. Un cioè, ho, ho, ho ho membro esterno, io non l'avevo visto mai. tutto mm. cuto. Per scendere che andrà a dare, già vuoi fare un altro. Piccolo. Sì, Nico. Nico. Si sì, Pararo, tutti e due. Io non so, chi c'è di mie Cioè, Ma tale ah, mi starei che sento, che ci faccio una domanda facile e facile. Sì. Ci cioè, faccio una domanda di storia. Sì. Mi, fa... cioè, mi parli della Macedonia. Beh, bellissima domanda, eh? Bella domanda. Sì, sì. Che minche c'entra? No, 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 invece, invece mi. Ma ma che devo fare uomo? Ma che c'entra? Vada, vada. vada. Sì, eh. guardi, eh. Eh, di solito si comincia con i pere, con i banani, che mi che andava una manata, sì. mi interrompevo. Sì. Mi disse: io sto parlando dell'antica! Macedonia! L'ha voluta aiutare. Bravo, antica Macedonia. Io non sì. mi amoraggiai. Cioè se guardi che io sappia un maraschino c'è stato sempre. Ma che dice? Ma che dice l'antica Macedonia, la Macedonia, il Maraschino, le pere? Ah. Come, come, come questa cosa mi dice senta c'è qualche argomento lei mm. di cui vuole parlare no c'è sempre io mi affido che poi non capisco, ma sono professori di cose vogliono sapere di me ma, ma quando vogliono sapere cose studiate ma non, non mi fai domande. ma mia. che c'entra sono professori appunto perché devono interrogarla non è che le vogliono sapere da lei le cose le sanno vogliono sapere se lei le sa eh, io eh? Non, lo so, non lo so se metto le armi e faccio allora io scelgo io scelgo va io va bene dice mi Parrassi, parrassi di 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 di. Mm? Ulisse. Ulisse, bello. E il ceresse parrassi. No. Io dove mi fa ulisse. Ulisse. Ah, ci si dicisse. Sì. Mi fa ulisse! Eh? L'eroe dell'antica Grecia! Quello! Che io, no, quando si dice comune è fortuna. Bravo, la sapevo. Non me l'avevo studiato, sì. per così, se non tipo così, certo? ma l'avevo studiato manco dieci giorni prima. Sì. Quindi l'aveva fresca fresca. Se fresca andata. Ah, eh, signore. Ah, fatta bella figura. Io mi pigliai alice. licenza Bravo. Eh, ah, no, io, che Mi ha risposto. Si no, eh. disse: Ulisse eh? era un grande eroe dell'antica Grecia. Sì. Bah, è già La partenza è perfetta. Mi eh. Ma questo mi pare che ce l'ho detto io sì. Io allora che vorrei che sono il mio professore pure io Bravo, bravo dice, avanti. davanti Va davanti, sì Ci, dice, Ulisse eh, U -U partecipò eh? al, a, Era un eroe che partecipò alla famosa battaglia Sì eh, Alla famosa bat battaglia con tutto l'esercito dei greci Per conquistare Troia Giusto, bravo non fu, fu, non fu Troia che si poteva no, 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 no. Se lo dice così è brutto. Non fu città di Troia che si potte conquistare Ci hanno dovuto mandare eh? 50.000 soldati 50. E non ci ha bastato no. niente no. fin quando Ulisse sì. che era un figlio di tappanare. Sì, Ulisse. era un uomo molto forte, Ulisse. Per bandi. Ci ah, sì. ha sì. buttato un cavardazzo deligno certo bravo cioè, sufficiente entrare nelle mura perché che era un dono degli dèi sì. ma i dèi italiani un cavallazzo eh beh, ma allora ligno. credevano a tutte queste cose erano pagani si sì. eh. di due cavalli di cose dentro durante la notte di, eh? di niscero. Sì. un niscero Sì. Eh, di un niscero io non lo lo sportello lo... era chiuso chiuso era lo sportello fermo Fermo, allora fermo. Vabbè, sono usciti sono usciti sono usciti ammazzare i sentinelli sì. hanno aperto le porte si sì. dicono trase da tutti i greci eh certo questo era ci era fu piano. una battaglia e così solo potrò conquistare Troia vero vero, vero conquistata sì. Troia eh? dice ora ci arritiriamo che siamo vittoriosi vittoriosi e cominciano a raccogliere tutti i feriti tutti sì. i sopravvissuti sì, sì, tutti tutti c'erano tutti, tutti, sì, tutti, tutti, sì. Sì. tutti. Eh. mancava il grande eroe Pesseo. solo per non è Perseo, per non è Pesseo. Avete visto a seo, No, è Pesseo, no. Sì, c'era un mucchio di morti, eh. perché morte non so E In questo mucchio di morti c'era uno che si muoveva. Sì. E allora, come ho visto muovere di lontano, ebbero la speranza e ci gridarono, sei Pesseo! Eh? E io dicevo, sei 36. Sì, va bene, ah, è va, è be morì. va bene, va bene, va eh, bene. E morì. E morì. E sì, E eh. allora Ulisse, sì. con, la, con i suoi uomini, eh? picchidera di una una regione del re, Piggiacchianà un danare per tornare Rasenne nella sua patria di Ita. Cagliacca, era l'un danuno. Capito, doveva da. tornare l'Ulisse? nella Do sua patria di Ita. Già, ho no. capito. L'isola dove doveva tornare Ulisse si chiama, aiutatemi, Ita. Itaca. Ita. Lo sapete, ho Lo aprendo. sanno, certo, sono andati a scuola anche loro. Sì. Non stato io e ho capito, Itaca, siamo precisi. Che siccome lui aveva progettato e partorito l'idea del cavallo, sì. che era l'inganno. Sì i dei eh? e Giove Giove Quindi io ti punisco sì. tu non tornerai a casa come vorresti è vero. ma ci tornerai che dovrai givogra Mara per Mara. dieci anni sì. e mangumangusa girovagare giusto eh. anche perciò, questo è giusto sì. e cioè i due pezzi a bussola sì, 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 e sì. cominciavo a girare girava come un toppetto, sempre attorno allo stesso ecce, mondo, ecce. quando un giorno come fu e come non buco, poi si sa come, come fu sì. Piglia e passò davanti alla parte di Ace Castello, di Aici Anche questo è vero. Sì. Io ero Panara sì. come ho visto questa zona. Tutte di pizzerie, di ristoranti. Ma che sta dicendo, ma io, che sta dicendo, dai tempi di Ulisse non c'erano le pizzerie e i ristoranti? Scuola, no, no, no ci, ci sono ora, non allora. All e come ho visto tutte eh. le pizzerie e i ristoranti. Io non mi appiazzo. Eh. E come si muove scendio, eh. dai, che si entra cago comando. E sì. sì. di che canare da sopra io si arrabbiò c'era davanti a un grande porta enorme mm, di una grotta mm. c'era questo punto che sì. tu puliai boom 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 e di indossi in e io fichi tappare eh. c'è sì, nessuno nessuno e è, boom, ho detto a cui è. Eh. Nessuno capirà questa volta. Era un gigante, eh certo. ma non finiva mai. Era sì, sì. eh, arrabbiato. Sì. Dice: Ma se io ti addomando chi sei, mm. perché mi rispondi nessuno? Se sei nessuno, non mi potevi rispondere che non c'è nessuno? Che mi vuoi dire con questo? Nessuno. Quando c'è qualcuno certo. che mi vuoi prendere in giro? E dice: Ma basta, non farà oh. così. Era uno sghetto. Certo. E che fanno? Non puoi chiudere un occhio? Ai... Ma... Eh, no, uno! Io ne aveva uno solo! Uno solo. E ciò si indispete più fino. Certo, certo. Eh, che cambia una patata. meno male che Idri si spostava. Perché lui si sì, che all'interno era monoculo. Eh, cioè. Tutti siamo monoculo. Che vuol dire? Mono, no, no, io ce ne due occhi. Lei ne ha due occhi, non Mono ho culo. No, monoculo, monosoculos, lui aveva un occhio solo al centro. perché non parlo tedesco no, completamente. Che no, no. È latino basta. Vabbè. basta. Poi fece un'amicizia sì. perché chiedo: Ci ha fatto assaggiare un vino sì. ci ha pestato l'ua sì. a regina. Sì, eh, sì. Io ci piace, ci Che bravo, allora visto che mi stai facendo assaggiare questa cosa bella? Sì. Tia, ti mangio per ultimo. Per ultimo, Hidu però che era troppo bebè organizzavo la fuga, sì. scappavo e mentre mentre correva lontano qui do, che, sì. prego, sì. io che c'è qua? perché il dombriaco si addomisciva io gli prendevo un a questo qua? sì, e mentre dormiva eh. pigliavo un, una forma di stuzzicadente sì. che era un tronco di pino eh, esatto. e occhio cristiano

si chiamava Poli, Poli e basta. Sì, sì. Di Piccirillo si chiamava Poli, Poli. Però era troppo vivaci, eh. era troppo monello. Sì. E sua so mamma tutto tu, io non eh. dammela di Poli Fremmo. Ma che dici, Poli, Poli Fremmo? Polifre e Pippecore, pe te ne stavo politicando. Vabbè, vabbè, come dici? Piediamo tre faracoglioni, tre faracoglioni. E tre lui sentiva la nave dove era un angaglio che ancora su è vero, sono ancora là. Sani lato, e salute, che ci vuole andare le fa vedere. Va bene, va Poi io finalmente tornava a casa. Sì? Dove c'era sua moglie Peneppole. Sì, Peneppole. Penelope. Peneppolo a Penepole non No, no, Pene -lo -pe. Pene -lo -pe. Pene -lo Che lo aspettava, eh. perché aveva la casa piena di guerrieri froci. Senta, che si volevano. Guerri guerrieri, froci, Proci, e proci. appena eh. finisce la cuvetta, mm. mi sposa. Allora, che facevo: io? io non cos'è, perché quelle andavano sì. a controllare? Sì. Io non ti scusava. Sì. Perciò io gli sente, Gioia. Ma che ci stai prendendo per i fondelli? Sì. Finisce o non finisce domani. Tu devi scegliere un sposo tra di noi. Sì. Chi era preoccupato? Perché? perché siccome aveva un figlio giovinetto sì, vero? che si chiamava Telecom. Sì, si chiamava Vodafone. Sì, ma che dice? dice? Si, dice si chiamava. Luca Russo. Telemaco si chiamava, sì. Russo. Stuka sì. Russo. Con tutte queste suoi Non è che mi diventa gaio magari. No, no, no. Non ha importanza. Eh. Però. Certo che non ragazzo, ha importanza. Dice. perché in quel da... momento. Eh? In quel momento torna Ulisse. Ulisse? Travestito di mendicante. Che lo riconosce solo il suo cane Arco. Ma poi gli l'arco, eh. Udrao che, per sbaglio tra un perché sì. si chiamava Arco, e c'era cane e e attraversò 12 anelli vero? di ferro, ammazzavo tutti sì. i guerrieri sì. froci e tutti vissero felici e contenti. Ah, sì. uh, signor Rosa arrestavo senza parole. È vero. Mi disse: Se ne va, lei è promossa. Esatto, non mi riremo più. Per levarsela davanti, da va bene, va bene, finiamola qui, va bene. Signora Rosa, eh? io battaglio, io combatto sempre con la gente scunghiuduta e soprattutto con le mie disgrazie. E eh, lo so, lei però se ne deve fare una ragione, deve reagire, deve cercare di essere un po' più reattivo. Disgrazie, commesse un omicidio. Lo so, lo diciamo alla fine di ogni trasmissione. Buono, eh, io, qual è eh, l'ultima disgrazia che le è capitata? Eh, Rosa, come lei sa, eh? però non ce lo dobbiamo dire a nulla. Io sono attaccato a luce dalla strada, lei lo <ride> ma questo non solo lei non lo dovrebbe fare, ma non lo dovrebbe neanche dire. Non c'è i eh. soldi per fare i bulletti, eh. allora, chi di lei non lo sa come mi cercano, la mia, eh. Eh. vivo o morto. Ho capito. È che ha una pinza, ha una pistola, e quindi cosa ha fatto? E quindi, siccome mi hanno detto che praticamente c'è la galera, sì. queste cose, c'è sì. la galera in cristiano, non hai i soldi per parlare la luce. Eh. Si attacca a un'altra strada che è denudo, sì? e mi mette in galera. Mm? Da 20.000, bisogna oh, fare una trasformazione. Ma non si fanno e queste cose. Si solo. Ma non solo non si fanno, poi non le dica nemmeno. Ma con un'autore eh. astutato boh, perché sì, si saggio. Eh. E allora, no, se è una cosa pazzesca, bellissima, ja, io capo di ferro. Eh. Io ho filo attaccato. Ma per giù te lo sta spiegando. Se qualcuno ne ha bisogno di sai. No, non come si sembra. fanno queste cose, sono illegali, c'è appunto la galera, è furto di energia elettrica. Vabbè, comunque, piuttosto che cosa le è capitato ultimamente? Mi hanno detto, sì. dice, tu questa situazione la devi sanare. Eh. Dice, tu paghi l'ultima bolletta, sì? amico, sì. una bolletta di 170 euro. Sì. 170 eh. euro. Tu paghi questa bolletta eh? dice Idri intanto dice non ti cercano più per arrestarti, sì. poi ti mandano la copia del contratto e ci paghi pagano. Ma pietra. lei i soldi ce li ha? Non ce li ha e lei. quindi cosa fa? E quindi io mi sono a banca perché avevo 70 euro, mi mancavano 100 euro. Sì. siccome sono una persona onesta. me lo no, vai a banca, mi faccio prestare e gli restituisco in incomodo rate mensili in due anni. Sì. Quando è? Faccio 3,50 euro. Facciamo allora. una cosa. Lei è andato in banca? Sì. E allora, anziché raccontarci quest'altra disavventura, ci faccia vedere esattamente quello che è successo: l'iterio e il prestito in banca. Si prega di depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Si prega di depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Scusi, buongiorno. Buongiorno. E, e lei che sta parlando? Sì. Mi dica, prego. Perché appena io sto per entrare piglia suona sta cosa che... Gu guardi, guardi. Se Vedi. prega di depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore, eh? Scusi, eh? ma non mi conosce mia. Mi no, parla. non la conosco, mi dispiace. Come, non te la devi la faccia, non mi conosce. Poi. Non la conosco. Ma come non mi conosco? Di perfilo? Non la conosco. Di tre quarti? Non la conosco. De cozzo? Non la conosco. Ma scusa, ma me conosce tutto, tutti me conoscono. Tutti la conoscono, io non la conosco. Ma mi perdoni, è, è, è televisione, no. no, no. Ah, la televisione, a sì. Eh. È il tecnico che l'altra volta ha installato le camere di sicurezza, e lei? Io sono mio tecnico. Eh. No, la televisione, la rosa insieme. Mi dispiace, non conosco nessuna rosa, mi dispiace. <ride> Ma lo che hai fare? Hai lasciare tutte le cose che... Deve eh, depositare ehm, gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Mi il telefono, metto il telefono. Un cucchierino. Che deve fare col siccome mi porto l'uovo ai cirusi e, e poi mi mangio l'uovo. Però lascio tutto questo. Depositi, qua. depositi. Dico, posso stare tranquillo, non è che. Può stare più che tranquillo. Me ne piglio due uova, visto che faccio questo qua. Mm. Che ecco. sta qua posso macare? Ma scusi, che cosa fa con la catena? No, perché mi volevo incatenare avanti all'enel, mi volevo incatenare davanti. Ovviamente. Depositi, depositi. Ecco, adesso, i pile, i bio. I pile, che cosa fa con i pile? Sono pile dolci, sono uno pile dolci. <ride> Qualcos'altro? E' la mia carta in terra, abbiamo la Cainta. Ecco, non serie. Ma scusi, che cos'è, che cosa ha portato? Ha comiato ecco, un muccono. Non ce l'avete in frigidiera qua? Ah, il frigidera, in banca. E perché non può essere che c'è. Depositi, depositi. depositi. La produzione di carne, mi portai. Si porta la carne in banca? mi eh ma portato da presto che se venendo a banca ma mi hanno che ora fanno tutto questo. Mi pare che non è più niente. Mm. Prova. Ti prega di depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore? Eh? Senta... Mm. Siamo briosi, non c'è bisogno. Ho capito, ma suona, lei non può entrare. Vabbè, ma mi facesse trasere, guardi... Non può entrare, ma questa è una Ma sono una cosa... persona onesta, mi conosce lei! L ho capito, intanto io non la conosco. Ma come non mi conosce? io, ma non lo vede? Non da, può poi. entrare. Ma che ne... sono, un delinquente? Che cosa c'ho? Il passamontagna? Scusi! Non ho detto questo, ho detto che lei non può entrare perché... Ma bisogna... io ci posso dare anche le mie genialità, ci do le mie estremità, lei mi conosce? Lei mi Può dare quello che vuole. Lei Ma che succede? Che succede? Il che succede vuole entrare, qua? vuole. Ma entrare. tanto Dio! Ma non può entrare perché ha oggetti Ma lei metalli. scusi, se suona il metal detector. Come. Com ma, ma scusi, ma io ce l'ho detto. Mi facesse entrare lo stesso. Ma se no, no, chiudo un occhio. Ma lei, ma, lei... ma lei chi? Ma lei? Ma lei mi scusi, cappellino. Ma, ma lei con cappellino, ha giacca a quadretto, non mi conosce. Non ma lei è l'Iterio. Io sono. Lei è quello della televisione con Salvo la Roma. Della televisione... Ma che piacere. Ma... ma che succede? Come mai non può Guarda. entrare? Ma lei, faccia Sto... la prova. Eh. E eh, ma com'è possibile? Io, oggetti metallici Li ha posati tutti gli oggetti? Tutti, tutti. tutti. io ho un bullone da la che è un... Ho... Nell'anca? Nell'anca Nell ah. Se lo tolga, se lo tolga allora, Ma che si toglie? Ah, ma è un bullone dell'anca Ma come? No, è possibile? E eh, poi hai un l'apparecchio, un dei denti, ma se lo, lo tolgo. tolgo Ma allora è per... ma che si toglie l'apparecchio? Ma allora è per quello! Ehi. Guardi gente, lo faccia passare, è un amico, lo conosciamo Ah Grazie Non <ride> fare lo oh. Passa Mi stai facendo magari impressione Che passai carissimo signor Litterio eh, direttore direttore, direttore. Eh, ma caccio, tenete in biegata che prego, forse prego prego se... eh, ma sai ci vuole ci vuole ma io la ringrazio direttore che piacere averla qua stasera grazie 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 <ride> che piacere io, io ci dovevo sottoporre che è un affare che io... signor Litterio sì. lei conosce la nostra banca no veramente non io... la conosce è la prima volta che entro. lei non sa qual è il motto della banca perché avete un motto qua? certo noi abbiamo il motto un motto sì il motto abbiamo avete un motto no no Motto, un detto, un, un, de, un detto motto. Ma no, che Non stai capendo? Dico il motto della banca. Eh. Lo, lo slogan della banca lo slo eh, è fiducia e disponibilità. Questo la nostra banca ti dà. E io questo cioè, fiducia e disponibilità. Questo la nostra banca ti dà. Allora, allora signor Litterio, che cosa desidera? A noi? Come possiamo aiutarla? Grazie. Gia già mi sento risollevato. non mi faceva trase. La conosci. Già mi ho oscurato il cuore, Lei mi ha tirato su. Avanti. Dunque, io, io ho una bolletta arretrata eh. che che praticamente mi mettono in carcere se io non la pago mm. perché dice che è rubata la corrente Le è rubata bollette la si corrente si pagano. la corrente si paga io ho un io la tredicesima se non sto furteno. <ride> eh. e allora io eh, ho questa bolletta che un amico mi ha detto che se la pago gli eh? dico mi fanno il contratto e poi mi fanno Ha certo, tutto, certo, certo. certo quindi lei è venuto qua per questo perché io, eh, la bolletta, lei è correntista No, ora no, ora c'ho un'età, ma correvo forte quando era picciotto, correvo no, no, no. Di chiamata, di cavata come... Dico lei è correntista qua. Ma perché se corre qua? No, io no, qua non ho mai corruto mai. Dico, lei è il conto corrente. Bravo, bravo! Eh. Io ho il conto della corrente, di sette bollette arretrate. Eh. Poi io ho detto, basta, no, battacca. Si è attacca, eh, ora... Sei attaccato? Faccolo, c'è la strada. Si è attaccato la alla... Ma non si fa, signor Mi mandare 20.000. Addirittura. Dai, quando ho Disperato che mia moglie, non tocca a no. niente, non la mangi. è spiritoso, ah. allora ora io, mi mancano 100 euro eh. perché la bolletta è di 170 euro. Eh. Io mi ho accogliato piano piano a Mundichè mi ho accogliato 70 euro, mi servono 100 euro. 70 euro, lei ce li ha? 70 euro, io ce le ho. Oh, oh il cielo! Allora, signor, allora, innanzitutto, lei deve iscriversi, sì. è giusto. Allora, questo. No, è... lei mi ha prestato 100 euro e poi io ci torno in comodo in rate mensili. Sì, capito. in due anni il direttore, okay, okay. uh, direttore siamo come i frati eh. che lei non mi vuole far attraggere allora signor Litterio, sì. lei deve fare la distinta eh, picchiccio, sta parendo che sta urlando cosa che stai facendo no, 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 dico, deve fare la distinta allora, intanto firmi qua, firmi qua per l'iscrizione firmi eh. qua eh c'è la catena c'è eh, si rubano le penne qua eh, fiducia e disponibilità troppo... questa la banca te dà però c'è la catena certo. perché siete troppo buoni e infatti voi delle banche siete troppo buoni e la gente se ne approfitta e poi furti i penne dove devo firmare? allora firmi qua firmi qua nome e cognome nome e cognome e allora ci metto due X X X <ride> ignorante lei è spiritoso io cazzo stiamo a divertirmi io non muovo la allora signor Itterio oh. parliamoci chiaro Sì. lei Vuole fare un investimento. No, ho in ufficio la settimana scorsa. No, no dico lei vuole fare un investimento. L'ho fatto c'era la pote mio cucino no. Alfio, andar strada stretta e io no. per abbigliare a stregate, tu no, c'hai un gatto. No. Dico lei vuole un bond. Eh? Lei vuole un bond. Già mi bond non no. ti capendo, no. non, non lo capisco. No. Lei non, non ci stiamo capendo. <ride> <ride> dico ne, se io le dico Nasdaq, Dow Jones c'era una volta un bianco castello patato oh, che c'è? John, Tom John. Oh, questo è! Non ha capito, no, non c'entra! Non ci stiamo capendo! Non stiamo capendo! Allora, <ride> però siamo amici. Però ci divertiamo, lei è carino, è <ride> simpatico <ride> e divertente! Allora, eh, mm. se io le dico OPA, OPA, lei che cosa mi dice? Mi amoro! No? No, 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 no! no, no. no. Allora, signor Intero, allora, ma, lei... Ma, ma, oh, paremo stranieri, ma, eh? Non ci stiamo capendo! <ride> allora, parliamoci chiaro. Io con lei vorrei parlare oggi di pil. Lei, mamma mia, pasta e canne. Lei... Ma pa di, pille, pille, eh? di pille posso dare lezioni. Io. Lei... Io ce ne reso un eh, poco tempo fa, o signor La Rosa. Di, di che cosa? Ci, ci, di pille. Sì. C'era più uno, non, non sapeva niente. Sì, ma forse non ci stiamo capendo. Non, stiamo capendo. <ride> non ci stiamo capendo. Lei evidentemente non vede il sole 24 ore. No, guarda, io ho vinto da Norbo. Calendino. Il sole infatti. 24 ore. Il sole 24 ore mi scoccia completamente. <ride> no, non Dipende. ci stiamo capendo. Non ma ci stiamo... come non stiamo capendo? <ride> allora, Signor Literio, par... ah, Parliamoci chiaro. So, vai crociate. A lei che cosa le serve? A me mi, mi servono 100 euro. Oh. Io ne ho 70, parlo la bolletta e poi mi faccio un contratto. E lei è venuto proprio nel posto oh, giusto. fiducia <ride> eh, cosa... e disponibilità. Questo la, la banca. Di... <ride> banca allora, signor Literio, a lei le serve allora, un mi, mutuo. Mi che... sì, lei, a lei le serve un mutuo. No. L'abbiamo in un paese. Cosa? No, mutangolo, non è proprio muto. No, no, dico, lei le serve un altro mutuo. Ma perché? Quello già ce l'avevo, ma no, non mi sta capendo. Non mi stiamo capendo. Dico, lei vuole un fido. Eh? Fido? No, 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 già mosso mosse, basta. Ma ma che che mosse? Mi pigia... Fido, mosso, cane, si chiamava Fido. Ma Sicco che era? Non ha capito. Niente, niente. Non ci stiamo capendo. Non le stiamo capendo. Dico, lei vuole un prestito. Oh, io oh. Ti ho prestati 100 euro. Perfetto. Ti prestati 100 euro. Io. Allora, venga qua, mi dia questo modello. Perfetto, io glielo. Sommato. Lei sommato. vuole il sommato. prestito. Allora, prima di tutto, la prima domanda, signor Lettino. Sì. mi dica lei sì. che mestiere fa? allora? c'è sì, magari la segge attaccata eh beh, fiducia e disponibilità questo la vostra banca di e perché se fottono <ride> siete troppo buoni come se ne vanno dalla banca con la sedia? Con... se fottono magari i seggi <ride> allora, allora lei che mestiere fa signor e che mestiere fa eh. mi mise così non la rosa mi è consuma che mestiere... E aveva 22 anni che mi dice a lei ho besso io, a lei ho besso io, allora mi chiama bessa upifest. Qual è il mestiere che fa lei? Ammuto fumo castanga, ammuto. Ammuto fumo castanga. Vabbè, è dire, cretina, cattate in ventaglio, fai meno fatica, ne spostate più. E che va? Il fumo. Ah, uh, quindi infatti, lei è nel campo ambientalista? Io mi ambiente, fai che mente, dato che a chiedere, io mi ambiente. Ecologico. Bra, è logico, è logico, C ho bisogno di un lavoro Al mi ambiente. Posso scrivere allora perito? Di mm. eh? chi ce lo scrivere? No? Lei è perito? <ride> ogni tanto, come tutti. Eh. Oh, ogni tanto è perito sempre o mai, mi scusi. Mi sì, è sempre chiesto di una zampogna, un golfiere. Scusi, lei è perito che ha studiato? Per perito ha studiato! Ma perché si studia per peritare? No, per perito dico! No, io istintivo, naturale... Io che ho dei poteri che mi hanno voglia a Costanza il show! Ma lei dico è perito professionista proprio! Me la cavo bene, sai! Se... Eh? Mia moglie Anche sua moglie è perito Mia moglie è professionista Ah sì? Mia, mia moglie sgancia bombetroniche Usate <ride> che faccio cedere a casa ah, Lei è spiritoso Lei fa le battute come quando è in televisione ah, ah, Non ci siamo capiti ah, 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 Non ah, ci siamo Io voglio sapere la... Se fai però, le parole crociate ci ha dato un stipendio <ride> io Dico perché... Lei il lavoro Il mestiere Di preciso Cosa fa? Lei cosa fa di preciso? Niente io... Non fa niente, niente io... Lei non fa niente sono, Non sono messi Io sono steso lei è disoccupato? Non sono messa a regola. Aieieiei! Questa non ci voleva, vero? Questo è, un Questo è un problema, lei è disoccupato! Il destino si accanisce contro i disoccupati. Guardi, un... signor Litterio, le devo dire la, la prego, lei in base famiglia, famili, mi dà 162, io ci firmo la carta e poi mi fa. Guardi, lei è disoccupato, io gliele posso dare ma... Ci vuole un garante, eh? eh? Ci vuole un garante. Un cantante Gianna Morandi, eh? Amico, do signor La Rosa, dove no, no, viene? dire. Non garante. La ma puttana c'ha questo cantante. Giovanni ma quale cantante? Gianni Morandi, che. Il cam... garante, ci vuole un avallo, un avallo. Un cavallo ci vuole? Un avallo. Ecco, che, che fa? Ah, ah, per capirci bene, ah. signor Littero, ci vuole un cretino che nel caso paga per lei. Ha capito? C'è. il cretino? Ci può scrivere. Sì. Chi è? Salvo la rosa. Perfetto. Perfetto. Io so fare la sua preciso. precisa. Perfetto. Abbiamo trovato il garante. Beh. Allora, signor Lino. Oh. Oh. Ora mi ci sti 100 euro. Ora. Perfetto. Ora ci arriviamo. Allora, lei innanzitutto si deve iscrivere è giusto? perché lei non è correntista nostro non è cliente no, non sono il mio cliente e, e quindi bisogna fare l'iscrizione eh, ma fai, facciamolo lo facciamo faremo subito subito la facciamo subito l'iscrizione da noi lei ha già compilato la distinta costa 30 euro eh. lei ce li ha 30 euro? io ho 70 euro ah. mi mancano 100 euro perfetto allora 30 euro 30 ce 30 euro ce l'ho 30 euro per l'iscrizione li poggi qua non sono per noi eh? no e che potessi dubitare che lei si pigli i 30 che mi i soldi dell'iscrizione questi vanno direttamente a Torino alla sede centrale. E Bolondone. noi non tocchiamo, io non li voglio nemmeno vedere, li metta là. Non li voglio nemmeno toccare. Ecco. 30 euro. 30 euro. Perfetto, perfetto, questo è per l'iscrizione. Questo è per l'iscrizione. Oh. Allora. Bevo Furrio. Che... No, 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 no lui, lui è tranquillo. Non si preoccupa. No, non si preoccupi. Allora, questa è l'iscrizione. Ora. Lei vuole questi 100 euro? Se mi dessi 100 euro, io ci firmo la. Per quanti anni le vuole? Ah, per due anni. Per due per anni? Due 100 anni. euro per due anni. Lei eh, ha fatto qualche sacrificio, pazienza. Ora, signor Litterio, io, secondo lei, che le faccio pagare gli interessi anticipati di tutti i due anni? Non credo. Mai al mondo! Fiducia e disponibilità, questo è la, la nostra baggia Ma tre mesi li deve pagare anticipati? A tre mesi sono. Tre mesi sono. E' un batte Niente, tre Niente. mesi. 3 mesi quanto sono? sono? 30 euro. 30 euro, 30 euro tre mesi, 30 euro lei ce li ha? Io ho 70 euro, mi mancano 100 euro per pagare la bolletta. <ride> Come lei mi le dà? Quindi mi... Ci abbiamo 30 euro. Na, eh, sì. Li poggi qua. Sub. Li poggi qua. Io non li voglio nemmeno vedere. No, guam. ma mi portali avanti. No, no, io di no, no. lei mi fido. No, non li voglio vedere. Allora, li poggi lì. Io ce ne metto 40 Perché e me ne pre... piglio lì. Perfetto, sono 60 60 e... euro. Perfetto. Allora. chi chi sul che ha fuoco, non credo. Sia fuoco. tranquillo, no. sia corto. <ride> Adesso noi tutti questi documenti, tutti questi incartamenti li dobbiamo spedire certo. alla sede centrale a Torino. E' Polentone. È giusto. Certo, certo. La spedizione, secondo lei la devo pagare io? Che c'entra lei? A che ci state so facendo il favore? È mia. È giusto. La hai io. Bravo. È giusto, questo. È giusto. 30 euro per la spedizione. Lei ce li ha 30 euro per la spedizione. Io, io ho 70 euro. Eh. mi mancano 100 euro per pagare a bolletta. Ho capito. Dico, lei ora mi deve dare altre 30 euro per la spedizione spedizione. Lei ce l'ha? <ride> no, io ce l'ho. 10 euro ora. Ma restano solo 10 euro. Dottor, voi che senza sacrificio. Abbiamo Dottore, problemi. Lei è un padre di famiglia, lei mi capisce, mi... che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Eh, mi muore so... il cuore. Eh. Mi... Eh. Avanti, posiste 10 euro. Ah. Mi deve dare ancora 20 euro. <coughs> mi fa credenza, le faccio credito oh. di 20 euro. Allora, io oh. ho bisogno di 100 euro. Perfetto. Io ho 70 euro e 100, più vado a cambiare, ci fino a cambiare la lecce, mi paga la bolletta e Perfetto. Poi... In 24 mesi... Io ci Perfetto. Allora, lei però mi deve ancora 20 euro. Cioè dare 20 euro, Dio mi è testimone, che fai... Perfetto. Lei venga qua, gente. Io non voglio nemmeno vedere questi soldi. No, io avevo occhi, per me... No, 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 conservi i soldi, conservi i soldi, iscrizione, interessi, metta nelle buste, questi sono i soldi dell'iscrizione, questi sono i soldi degli interessi. Perfetto, quelli sono i soldi della spedizione. Ma ci porta io a Torino. No, questi li spediamo. Ci porterà io a Gerriva. Allora, signor Litteri. Sì. Lei vuole 100 euro. Beccanaio 70. Ne, ne ha 70? Ne mancano 70. Ne so. ha 70? Ne avevo 70. Bravo, lei ne, ne aveva 70. 70. Ora qua c'è l'iscrizione, qua c'è la spedizione Sione. e questo qua è per gli interessi. interessi. Si ricorda? Come no? Gli interessi, interessi di tre mesi. Sì. La spedizione. Interessi. È la gli interessi, interessi. la spedizione e l'iscrizione. Iscrizione, interessi e spedizione, Spez spedizione inter interessi, spedizione iscrizione. Iscrizione? Dov è? Dov è iscrizione? Iscrizione iscrizione? e iscrizione. Dov'è l'iscrizione? Dov'è? Dov'è l'iscrizione? Iscrizione è qua. Sbagliato, interessi è eh? Ha ah, perso se i suoi soldi, pazienza, non si preoccupi. Allora, signor Littero, è stato un piacere. È stato un piacere. A me maggiorno 100 euro. Io, ho, io ho 70 euro. Lei, lei mi presta 100 euro, io ci firmo a cambiare e poi lei, lei mi ripartisce in, in due anni. Sì. Lei c'ha 70 euro, sì. ce l'ha ancora 70 euro? No, io ce l'avevo 70 allora euro, ora io poi ho dimostrato in di famiglia. E adesso lei ha bisogno di 100, 100 euro. euro, ora lei aspetta, aspetta un mesetto e noi le diamo le 100 euro. Lo fattemmo, mi tagliono una luce però se aspetta. un mese. Nel mentre lei con le 100 euro poi va a pagare la bolletta che è di... La bolletta è, la bolletta è di 170 euro. Quindi a lei le mancano... Mi mancano 70... Lei... Se io le do 100... Le mancano 70, ma lei a me quanto me ne deve dare ancora? Lei avanza 20 euro, è giusto, Dio mi è testimone, chiaro, quindi, quindi? lei ora quando me ne apprestare a me cento, 190 euro, ma lei ne avrà 100 solamente, e allora per 90 euro mi, 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 mi do adesso io, mi organizzo, io, io tra 70 euro <ride> e me ne stai cioè, a dare 20 euro. Fiducia e disponibilità. Questo, Questo la nostra banca ti dà! Fiducia e disponibilità! Questo la banca ti dà! Ma cosa fa? C'è chi piange e così si C'è chi chiara su che Chi avesse ste giù C'è chi sbatte per il nudo, Chi sorpassa e fa cornuto C'è chi è ricco e miruto, C'è chi va dallo psicologo E poi? così si pente e si fa a monaco Con protesta pa fa benzina C'è chi cu si latta carina C'è chi è sempre in mezzo ai guai ma tanto a mia tutti a mia! Vai! Un nemico finisci di qua! A mia! Sì. Mi rilassa la musica! Dici un proverbio a cotte e qua gruppa! Ci mandò men su cueca, non ci E canto a mia! Un nemico finisci di che fa la gente? La gentilossa si arrusica Sogno tranquillo e faccio una bella vita E dove sta? Traiato sui, come una zazzamita E canto a mia Dove mi piove, mi scivola Grazie! La, 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 la. Buonanotte! La, la. BITCH!